un graditissimo ospite, Maurizio. Giampiero Mughini, pronto Giampiero? Buonasera. Eccoci Maurizio, sono qua. Che piacere sentirti, dico la verità. Sei gentile. No, no, è la verità, da sempre. Lo so che è la verità. Voglio ricordare che nel 2021 per Marsilio Mughini ha pubblicato il nuovo dizionario sentimentale Delusioni, sconfitte, passioni di una vita. E tu di passioni ne hai avuto tante, eh? Senti, ti diverti ancora a guardarti intorno? Beh, come si fa? Se uno non si guarda intorno, non sa che cos'è. Ognuno di noi è il risultato di quello che ci sta attorno. Se quello che ci sta attorno è difficile, ne vale comunque la pena. Le volte ti guardo quando ti vedo magari a Stasera Italia con la Palombelli, tu hai un immobilismo da stupore. Sì. Sì, sì, assolutamente. È io vero. Non credo a quello che sento. È vero, esatto. Non ci credo, legge. Non è possibile che si capisce. Tante puttanate vengano dette contemporaneamente in un paese di grandi tradizioni come l'Italia. Giampiero, ma si vede che sei sgomento e stupito proprio, eh? Sì, sì, è assolutamente d'altra parte, Maurizio, mi conosci. Ti conosco e per me, siccome io condivido il tuo stupore, e quindi sì, ma poi hai notato quelli in questo tipo di trasmissioni, i talk, quelli che si piacciono quando parlano? Assolutamente, si ascoltano quando parlano, si commemorano, sì. Maurizio, che in questo momento tutto è talmente difficile che nessuno di noi ha la chiave di volta per spiegare ogni cosa e ogni avvenimento. Ognuno di noi sta in una trepida attesa di quello che succederà domani. Io, oltre a chi si compiace, proprio ormai provo, sarà l'avanzare degli anni, davvero stupore nel sentire chi ha sempre la verità, chi ha un'opinione su tutto, chi ha la verità in tasca. Beati loro, mi viene da dire, perché io loro, o poveracci loro. O poveracci loro, dai. O poveracci loro. No, vedi, la casa di Giampiero Mughini è una casa tappezzata di libri. Ora è uno che si è documentato, se poi rimane in silenzio stupito, sì, ci sarà un motivo, ecco, eh. Non è che viene da Maurizio, è del tutto evidente. Qui è del tutto evidente che a parlare di ogni cosa è gente che non sa bene di che cosa si stia parlando. No, non sa bene, vuol solo parlare perché a casa dicono: t'ho visto ieri sera, stai bene, stai male. Certo. Solo questo, tutta questa gente parla per la gloria del vicino di casa. Assolutamente. Ragioniere che lo rincontra all'ascensore e gli dice: ah, l'ho vista dottore ieri sera in televisione. E così, vai. Dai. Vai. Pensa che io dal mio punto di vista il valore più importante in questo momento è invece la discrezione e il silenzio. L'ascolto, perché proprio sì, perché è so vero che ci troviamo dinanzi a interrogativi, enormi, a problemi, a situazioni drammatiche e complesse, non abbiamo da dire subito la nostra voce alta. No, perché non ce l'abbiamo, poi che diciamo? Assolutamente. No, vabbè, come mi piace parlare con le persone intelligenti, a me, mamma. Sì, Fabio accomuna un profondo disprezzo per la banalità, no? No, vabbè, Una volta mi ricordo a Costanzo Show, lui ha pubblicato uno dei suoi libri. Sì. E io lo annunciavo, ho sentito lui che mormorava: ma sai che cacchio gliene frega questi a sto libro? Indicando la platea, indicando gli altri ospiti, diciamo, indicando la platea che era fatta da persone che gli si leggeva in volto che un libro non lo avevano letto negli ultimi tre anni. Però ricordi quando hai detto quella frase? Mi ricordo perfettamente, Maurizio. Io ti voglio bene da tanti anni e mi ricordo tutti gli episodi del nostro amore. È vero Giampiero, è vero. Ma in realtà tu sei riuscito a intercettare, perché Giampiero Mughini l'ha proprio mormorato tra sé e sé. Sì, ma siccome io lo stimo da sempre e siccome lui dritto non parla, però
emette dei fonemi e devi ricostruirli. E quei fonemi dicevano questo. Ah. E poi quando dissente Gianpiero Mughini si mette con la mano sotto al viso e guarda e sgrana gli occhi. Sì, esatto. Va bene, è proprio così. Complimenti, leggete Gianpiero Mughini questo suo ultimo libro, eccolo qua che ve lo trovo subito, l'avevo detto. Nuovo dizionario sentimentale. Il nuovo dizionario sentimentale, sì. Delusioni, sconfitte e passioni di una vita, edito da Marsiglio, proprio Marsiglio. In questo anno, nel 2021, l'anno in cui, come dice Gianpiero Mughini, bisogna stare un po', no, in silenzio, ascoltare, aspettare, perché siamo tutti, no, un po'. Abbiamo di fronte un nemico che non conoscevamo, la gente pronuncia questi termini senza sapere di che cosa si parla, fascisti eccetera, non sanno di che cosa si parla, perché i fascisti c'erano nel 22, non nel 2021, e invece questo nostro nemico, questa pandemia che ha ucciso 130.000 e passa italiani, è tanto. È un nemico che non conoscevamo. Non però che ne pensi di questi signorini Novax? Ma sai, quello che è impressionante è che loro parlino in nome dei valori della libertà eccetera, che non sanno evidentemente di che si tratta, ci mancherebbe altro, no. Libertà. Ma la libertà è innanzitutto la libertà di chi va nella società e non viene contagiato, e naturalmente non viene contagiato meglio da quelli che sono vaccinati che non da quelli che non sono vaccinati. Questa è una libertà molto importante. Ma io quello che non capisco, poi stimo il pensiero di tutti, che non si rendono conto che oggi le terapie intensive ci sono solo i Novax. Assolutamente. Perché non capiscono questo? Porca miseria. Maurizio, ma tu hai visto quello che è successo pochi giorni fa a Roma? A Roma, terrificante. La mescolanza di macchiette che si riferivano al fascismo, macchiette. Il fascismo è stata una cosa seria, mentre loro erano delle macchiette, di macchiette mescolate ai Novax, a tutto. L'inferno. Mamma mia, Maurizio! L'inferno era, io sono stato incollato davanti a Sky di G24 per ore. Per ore, va no, bene. Io trovo allucinante che si faccia un paragone con il nazismo, la dittatura sanitaria. Ma è una dai! Cosa da pazzi, da pazzi. Ma come dai! Vi permettete di dire una cosa del genere? Come, come ma vi dai! Viene? Ma non scherziamo. No, ma noi diciamo non essere seri. Con il carcere di Gramsci, 7 anni, con l'assassino dei fratelli Rosselli, dai! Sì, ma c'ha ragione lui. Ma certo, ma certo. Infatti leggevo qualche giorno fa una dichiarazione di Fabio Fazio che diceva proprio confondere la libertà personale con la libertà di contagiare gli altri è una cosa che non è in nessun modo accettabile. Poi diceva è incredibile dover convincere a usare un farmaco salvavita che se ce l'avessero detto durante i mesi del lockdown, cioè sarebbe stata veramente una cosa, no? Uno dice vabbè ma non succederà mai, è surreale. E invece vabbè. Caro Gianpiero, io per età ho fatto anche la terza dose, ti è. Ecco. Non vedo l'ora, Maurizio, l'aspetto eroticamente. È vero, come dai. Un'esperienza erotica. Certo che sì. Grazie. Ciao Gianpiero, grazie. Un abbraccio sempre. Maurizio, ti voglio bene. Anch'io a te. Ciao. Grazie a Gianpiero Mughini, ricordiamo il suo libro Nuovo dizionario sentimentale, Delusioni, sconfitte e passioni di una vita, edito da Marsiglio. L'avevamo sentito proprio quando era uscito, gli avevamo anche fatto gli auguri del compleanno. Mi ha fatto molto ridere il fatto che dica che aspetta la terza dose eroticamente Gianpiero Mughini. Ha sempre un modo di dire le cose mai banale. Su R101 facciamo finta che tu sia.